Ciao ragazze, come state? Niente, un po' che non ci vedevamo, infatti alcune di voi affettuosissime, tipo Silvia, Birbabella e tante altre, mi hanno scritto: ma che fine hai fatto? Dove sei? Sei sparita? Niente, in realtà sono stata un po' presa dal lavoro, da tante cose, sto facendo un mezzo trasloco, quindi insomma sono un po' presa, però niente, comunque. Ho continuato a seguire comunque il mio canale, rispondere alle vostre mail, guardare anche i video delle altre ragazze, seguire il forum di Lola, quindi comunque in realtà ci sono sempre, ecco, non sono scomparsa. Niente, ho finito il mio Talasso Scrub, quindi ho pensato, adesso che me lo sto rifacendo, di farvelo vedere, anche perché ci metto veramente tante cose belle, molto, molto strong, molto potenti. So che ci sono tanti video su internet sul Talasso Scrub, però in effetti, ecco, ognuno ci mette un po' quello che, così, che ritiene più efficace. Dato che io sono un po' fissata con la pelle, la cellulite, queste cose qua, allora insomma la faccio veramente molto molto potenziata, per cui niente, ve la volevo far vedere. Allora, innanzitutto vedete che riciclo questa boccettona del mio ex Talasso Scrub antiacqua di Collistar che io ho usato veramente per anni, 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 anni. Devo dire che comunque i prodotti della Collistar a me sono sempre piaciuti. Poi d'accordo, non sono completamente eco bio e tutto quello che vogliamo, però comunque secondo me sono degli ottimi prodotti. L'unica cosa è che sono un po' costosi. È vero che ti danno le maxi taglie, però insomma sono un po' costosi, poi comunque veramente lo scrub drenante è una cosa talmente facile che infatti io consiglio veramente a tutte di farla, anche alle ragazze che magari non fanno ordini dai siti come Dragon Spice, Aromazon e tanti, comunque è una cosa che con un po' di buona volontà andando in erboristeria ci si può senz'altro fare tranquillamente. Allora, primo consiglio se, che così mi permetto di darvi, il sale, allora innanzitutto deve essere sale marino, cioè deve essere sale di mare, cioè, quindi non so, io sconsiglio di usare tipo sale delle Ande, o sali, che per esempio non sono appunto di origine marina, ma sono di origine di cava. Vulcanica. Infatti, se li chiamano Talasso Scrub, Talasso in greco significa mare, appunto, Scrub marino, Talasso Scrub sta per Scrub marino, è proprio perché è consigliabile usare i sali di mare, perché i sali di mare sono quelli più ricchi di iodio e magnesio e sono quelli più efficaci per la cellulite. Quindi io consiglio di usare addirittura se non riuscite a procurarvi del sale particolare, tipo sale del Mar Morto, eccetera, sappiate ragazze che qualunque tipo di sale va bene. Io questo sale qui, per esempio, è sale di Sicilia. E l'ho comprato in una bustona enorme che vi ho fatto vedere in un video di qualche tempo fa, comprato da Natura Sì, però insomma in qualsiasi supermercato state tranquille, il sale di mare è sale di mare e quindi lo potete, comprare tranquillamente. Allora, altro piccolo consiglio, se mi permettete, è quello di allora, il sale voi sicuramente lo troverete sotto forma di sale grosso. Io però vi consiglio di dargli una passata in un qualsiasi frullatore. Oppure, se non avete un frullatore, vi mettete con tanta pazienza con o con, insomma, con un aggeggio tipo, adesso non mi viene in mente la parola, quello lì che serve per fare il pesto. Scusate il movimento un po' equivoco, no? Quelle ciotole di legno con il mortaio, ecco, mortaio, non mi veniva la parola mortaio, con il mortaio cercate magari di ridurre il sale grosso il più possibile, sottile, non dico come il sale fino, però una via di mezzo tra sale grosso e sale fino. Questo perché se il sale finissimo rischia un po' di scivolare, anche se insomma è un po' difficile perché ci sono gli oli sotto la doccia, e invece il sale grosso, almeno quello che ho notato
andato io, soprattutto con i talasso scrub comprati, e che cade nella doccia, cioè nel senso voi prendete diciamo un po' di scrub per andarlo a massaggiare sulla pelle e poi succede che pezzettoni di sale grosso cadono nella doccia e quindi è tutto scrub che va perso inutilmente. Quindi secondo me l'ideale è fare una via di mezzo fra sale grosso e sale fino, in modo tale che rimane diciamo aderente alla pelle nel mentre voi appunto andate a massaggiare, a sfregare i fianchi, la pancia, le gambe, anche i polpacci e tutto quanto. Poi magari vi dico io come lo uso. Niente, allora, dopo, altra cosa, in questo talasso scrub io non vi do dei quantitativi, perché secondo me è inutile darvi dei quantitativi, comunque basta distribuire in maniera equa tutti gli ingredienti che andiamo a vedere. Quindi ecco, io vi consiglio, prendete il contenitore che voi avete deciso di utilizzare, prendete un bel barattolone di plastica, se è di plastica è meglio perché di vetro non si sa mai che vi cade nella doccia o nella vasca, insomma meglio evitare, sempre meglio questi di plastica, e riempitelo diciamo per un terzo, come ho fatto io, vi faccio vedere, vedete, io ho riempito non proprio metà, un po' meno di metà, perché noi adesso andiamo ad aggiungere tutti gli oli e le essenze e arriveremo a un certo punto, dopodiché possiamo sempre aggiungere un po' di sale per diciamo per rendere più pastoso il preparato, cioè non conviene riempire di sale fino all'orlo, altrimenti poi non si riescono mai ad aggiungere tutti gli oli. Quindi mettete un po' di questo sale e prepariamoci appunto ad aggiungere i vari attivi. Allora, io per essere anche un po' più veloce, ve li faccio vedere uno per uno e poi alla fine del video vi do anche i consigli delle sostituzioni. Allora, voi adesso vedete tutti gli oli che ho utilizzato e vi spaventate perché dite: ah, ma come, io non ho tutti questi oli, cavolo, come faccio a farmeli? La verità, ragazzi, è che ormai ho accumulato parecchi prodotti, cioè parecchi tipi di oli, oli comprati, oli che ho fatto io con col metodo oleolito, eccetera. Questo non significa che dovete averli tutti per forza. Usate quello che avete, ecco, però poi alla fine vi dico le cose più facilmente reperibili. Allora, partiamo proprio dagli ingredienti, ecco, dagli ingredienti reperibili, cioè quelli facili che potete procurarvi anche voi. Allora, innanzitutto l'oliolito di peperoncino, eccolo qua. Vi avevo anche fatto il video, se non mi sbaglio, tempo fa sulla preparazione dell'oliolito di peperoncino. Niente, questo, allora, premessa, ci sono pareri un po' discordanti sull'utilizzo dell'olio di peperoncino, anche nel forum di Lola, chi lo segue lo sa, cioè secondo alcuni è un ingrediente da usare in abbondanza perché comunque riattiva tantissimo la circolazione, pizzica e quant'altro, secondo altre persone invece l'oliolito di peperoncino va usato con una certa parsimonia, perché se va a riattivare troppo la circolazione rischia un po' di sortire l'effetto contrario, cioè di facilitare gli edemi. Non so se si dice edema o edema, credo edema, non vorrei fare delle gaffe. E quindi, allora, io personalmente uso un po' una via di mezzo, cioè non ne uso né troppo poco né troppo, ovviamente, perché non voglio uscire tipo peperone arrostito dalla doccia, cioè anche perché poi se uno fa il trattamento quasi tutti i giorni o due o tre volte alla settimana, anche se l'oliolito è in, diciamo, in dosi moderate, comunque il trattamento uno se lo fa, quindi non c'è bisogno di metterne chissà quanti litri. Gli olioliti, questo lo sapete, fatelo sempre con oli leggeri, perché così comunque vi rimane sempre una dose di olio leggero nella ricetta, quindi olio di riso, caprilico, olio di jojoba, olio di semi di girasole, di arachidi, quindi tutti gli oli di semi biologici che voi trovate al supermercato, quelli che volete. Questo è peperoncino comprato al supermercato, vedete pezzettoni grossi. Ovviamente preferite sempre peperoncini biologici, questo qui io l'ho messo a macerare per un mese, non lo filtro perché preferisco tenerlo così, poi lo prendo di volta in volta.
Niente, quindi questo è il primo ingrediente, olio lito di peperoncino. Quindi questo qui, ragazzi, ovviamente ve lo potete fare tutte. Quindi questo è un ingrediente che qualunque persona va al supermercato, prende un olio di semi, prende il peperoncino, 20 giorni di macerazione al buio e se lo fa. Allora, altro olio che è molto efficace e che tutte potete trovare in erboristeria è l'olio di macadamia. Devo dire che le proprietà drenanti dell'olio di macadamia io stessa le ho scoperte da poco. Allora, questo è l'olio macadamia, vedete la confezione di Dragon Spice. Sapete che il sito più conveniente per oli e per burri rimane comunque, almeno a mio avviso, Dragon Spice. L'olio di macadamia è un olio che io ho deciso che ricomprerò sicuramente e vi dirò che eviterò di comprare tanti oli che ho, che mi sono comprata, però insomma lasciano il tempo che trovano, perché l'olio di macadamia, oltre ad essere un ottimo olio antietà, è anche un olio che stimola la microcircolazione. Quindi, per esempio, se voi vi dovete fare una crema per il corpo oppure volete usare un olio per le gambe, per pancia e fianchi, comprate l'olio di macadamia, cioè piuttosto che usare un altro olio che è solo nutriente, usate l'olio di macadamia che stimola anche la circolazione. Infatti, io l'olio di macadamia lo uso anche per farmi le cremine per il contorno occhi, oppure a volte lo metto direttamente sul contorno occhi, proprio perché è un olio che stimola già da solo la microcircolazione. Quindi, secondo me, chi non vuole fare ordini da internet, già comprando in erboristeria l'olio di macadamia e facendosi l'olio lito di peperoncino, può già farsi il suo bel Talasso Scrub senza problemi. Poi io che sono pazza, cioè che ho un sacco di altre cose, ci vado ad aggiungere allora, questo olio qui, e questo è un olio lito fatto con una polvere, non è ancora filtrato, non ho avuto il tempo, però tanto per farci il Talasso Scrub, anche se dentro c'è un po' di polverina, non ci interessa. Ed è l'olio di Tepez Coite. Io qui mi sono messa la targhetta, per ora vi faccio vedere la bustina di Aromazone. Eccolo qui. Vi faccio vedere, ve lo inquadro. Allora, Tepez Coite, un nome lungo e strano. Io lo chiamo Tepez per essere più rapida. Allora, cos'è questa polvere di Epez? È una pianta, se non mi sbaglio, del Sud America. C'è la porta che si sta aprendo tipo fantasmi, che serve a cicatrizzare, le smagliature, cioè è una polvere molto molto cicatrizzante. Infatti ho letto da qualche parte che veniva usata, dalle popolazioni indigene proprio per cicatrizzare le ferite, queste robe qui. Allora io ho deciso di metterlo un po' anche nel Talasso Scrub, cioè di fare l'olio lito e di metterlo nel Talasso Scrub, perché comunque io ho qualche leggera smagliatura. Ovviamente non mi illudo di cancellare le smagliature perché non è possibile, credo, so che non è possibile. Quello che si può fare è prevenire, quindi ho pensato, come prevenzione anche un po' per le smagliature, comunque per fare il mio olio lito, oltre che drenante, anche elasticizzante, mi vado ad aggiungere questo olio lito. Quindi vedete, questa è una chicca alla quale ho pensato io, però insomma, se voi non ce l'avete, non vi preoccupate. Se poi in futuro volete farvelo, potete prendere la polverina da Aromazone e farvi l'olio lito 20 giorni, 30 giorni di macerazione. Poi io non l'ho filtrato perché, ragazzi, filtrare gli oliolitici con le polveri è veramente dura, proprio difficile, lunga. Io non sono molto paziente, cioè a me piace fare le cose che sono veloci. Quindi niente, io questo l'ho lasciato qui, si è depositato sul fondo, io adesso lo vado a prelevare, tanto anche se c'è un po' di polvere nello scrub, chi se ne frega, anzi meglio. Teoricamente potrei raccogliere anche questa polverina impregnata d'olio e potrei addirittura anche metterlo nel Talasso Scrub. Può fare solo bene, infatti poi alla fine della boccetta sicuramente farò così. Poi, altro oliolito di mia invenzione, di mia
creazione che vado ad utilizzare, io l'ho messo in questa confezione, ma ve l'ho già fatto vedere, è l'oliolito di spirulina. Allora, l'oliolito di spirulina, eccolo qui. La spirulina è una polvere, cioè una polvere, è un'alga, questa è un'alga sbriciolata. In realtà la spirulina serve più che altro per rendere più compatta ed elastica la pelle, perché in base a quello che dicono gli studi serve a stimolare la produzione di collagene ed elastina. Quindi comunque io, visto che ho fatto l'oliolito, ho pensato di aggiungerlo al mio scrub per renderlo appunto più potente. Allora, infine io andrò ad aggiungere il mio fantastico oliolito, anche questo non filtrato, abbasso un po' la telecamera, di centella asiatica e tè verde, che ragazze non ha oliolito che non ha bisogno di presentazioni, secondo me. Centella asiatica e tè verde sono gli ingredienti di tutti i prodotti anticellulite esistenti in giro, perché sono piante appunto drenanti. Quindi vedete quante cose belle stiamo mettendo in questo scrub, veramente una potenza. Poi aggiungo, sono velocissima, come oli drenanti comprati, quindi sia da Dragon Spice che da Roma Zone, andrò ad aggiungere questo oliolito di semi di uva di Dragon Spice, che voi ragazze potete tranquillamente sostituire con olio di vinaccioli. L'olio di vinaccioli lo trovate al supermercato e comunque il nome scientifico è Vitis vinifera, quindi qualunque olio voi trovaste in giro, anche in erboristeria, a base di Vitis vinifera, va bene, ecco, non è altro che olio di semi di uva, olio di vinaccioli, che voi sapete che è un potente antiossidante, antietà ed elasticizzante, quindi comunque per pancia e fianchi è una manna. Poi, sempre prodottino molto carino, molto molto, adesso vi spiego anche il perché, di Dragon Spice, è questo Algenol. Che cos'è? È un olio a base di alghe e Fucus vesiculus. Voi sapete che il Fucus vesiculus è il fuco ed è altro ingrediente principe di tutti i prodotti anticellulite, scrub, creme, fluidi, impacchi, tutto di più. Il fucus è una pianta molto molto potente, insieme alla centella, all'escina e quant'altro. Io ve lo consiglio perché io mi sono chiesta, no, quando ho cominciato a farmi il talasso scrub, cosa faccio? Ci metto solo gli oli, gli oleoliti, gli oli essenziali o ci metto anche gli estratti acquosi anticellulite? Tipo il Fuco Slim, tutti gli estratti di piante liquidi, tipo betulla, ippocastano, escina e quant'altro, quelle che si vendono sia su Dragon Spice, sia su Aromazone e che si trovano anche in farmacia e in erboristeria. Io alla fine ho pensato no, cioè io il talasso scrub me lo faccio solo con oli, oleoliti e oli essenziali, perché secondo me è inutile aggiungere ingredienti acquosi che poi restano separati dagli oli e nel momento in cui io mi vado a fare la doccia e mi vado a fare lo scrub, scivolano e vanno via. Quindi secondo me gli estratti acquosi è meglio usarli nelle creme, perché io una crema me la stendo, me la massaggio e rimane lì. Mentre la cosa bella del talasso scrub, infatti anche per quello io uso tantissimo il talasso scrub, a volte ci sono periodi in cui addirittura io non uso la crema anticellulite magari per pigrizia, però il talasso scrub lo uso sempre per due motivi. Uno, perché io credo tantissimo nel massaggio, quindi se io ogni mattina, ogni sera quando faccio la doccia o anche solo 2, 3, 4 volte a settimana mi vado a fare un bello scrub drenante sulle gambe e sulla pancia e sui fianchi, secondo me
è una cosa potentissima, cioè secondo me fa benissimo veramente, come mettere tanta tanta crema, come andare un po' quasi un po' in palestra, insomma si rimette un po' in moto la circolazione. E poi il secondo motivo del Talasso Scrub, che secondo me è una figata come rimedio appunto snellente, è che poi quando finisci di fare la doccia, comunque, parte degli oli rimangono sulla pelle, quindi uno, io mi ritrovo con la pelle già idratata e morbida e non ho bisogno di mettere la crema, cosa secondo me fantastica. E seconda cosa, io non ho bisogno, cioè nel senso che quegli olietti che un po' sono rimasti impregnati nella pelle, continuano a fare effetto anche nelle ore successive. Quindi io col Talasso Scrub ottengo tre risultati. Uno, dreno e massaggio la pelle, il corpo. Due, non ho bisogno dopo di mettere la crema idratante perché sono già bella idratata e profumata perché ci sono anche gli oli essenziali. Tre, è come se avessi già messo anche il mio prodottino anticellulite perché poi tutti quegli oli continuano ad avere efficacia durante il giorno. Quindi io veramente il Talasso Scrub lo considero una buona cosa da usare, non dico tutto l'anno, ma quasi. Quindi questo olio qui che vende Dragon Spice per me è molto comodo perché io il Fucus in estratto acquoso non lo metto nel mio Talasso Scrub, però mettendo l'olio lito, questo non è altro che un olio lito poi alla fine venduto, io vado a mettere anche questo Fucus, quindi ulteriore prodotto in più, quindi veramente un Talasso Scrub molto potenziato. Poi altri due olietti che io prendo da Aromazone, drenanti sono questi due, allora Calofilla e Sonderis. Sono entrambi, non ci perdo molto tempo, sono entrambi oli drenanti, oli che riattivano la microcircolazione cutanea. Il Sonderiz è molto indicato anche per fare le creme per il corpo, quindi proprio per le creme snellenti total body, perché comunque io mi faccio una crema col Sonderiz e mi vado a stimolare la circolazione anche del petto, braccia, pancia, eccetera, mentre la Calofilla, che purtroppo ragazze è un olio molto complicato, molto efficace ma molto complicato, uno perché puzza in una maniera bestiale, puzza veramente tanto, non saprei dirvi di cosa, ma puzza. E secondo, vedete, si solidifica, cioè questo qui solo in piena estate credo che sia in versione liquida, per il resto è sempre in versione gelatinosa, infatti dopo io lo vado a prendere con un coltellino di plastica, me lo vado a prendere e niente ragazze, puzza, io ormai ce l'ho e lo devo utilizzare. Ovviamente ne metterò piccole dosi, ecco, senza esagerare, un pochino ne metto, perché comunque so che è molto efficace. Poi voglio dire, in una crema non lo metto perché poi mi va a compromettere l'odore, però un Talasso Scrub, sinceramente, sotto la doccia non me ne importa niente, quindi lo vado ad utilizzare. Niente, ragazze, poi vi presento gli oli essenziali, sono veloce. Arancia, geranio, lavanda, basilico, rosmarino, cannella, cedro. Non vi spaventate, se li avete bene, se ne avete solo una parte, ne usate solo una parte. Mi manca qui il patchouli, credo, e basta, più o meno, e il ginepro, ecco, patchouli e ginepro mi mancano, non ce li ho, li ho ordinati, mi devono arrivare. Intanto metto tutti questi, io direi ragazze, sto Talasso Scrub più di così, più efficace di così, veramente dentro ci metto di tutto di più. Poi alla fine vi dico che io vado ad aggiungere un po' di vitamina E o tocoferolo, che oltre a fare bene alla pelle mi va a
a fare tanti anti-runs agli oleoliti, anche se poi il Thalasso Scrub col sale dentro si conserva già bene da solo. Poi ci vado a mettere giusto pochino pochino di glicerina e un pochino di miele, giusto per renderlo un po' più dolce, un po' più umettante, un po' più idratante. Niente ragazze, io adesso è inutile che vi faccio vedere mentre verso tutta questa roba. Vi dico, gli oli essenziali li metto alla fine mettendo magari un 7-8 gocce ciascuno, mentre tutti gli oli e tutti gli oleoliti che vi faccio vedere li metto con il cucchiaino in parti uguali. In modo da arrivare un po' meno che alla fine, un po' meno che alla fine, perché così sicuramente poi sarà molto liquido, però il Thalasso Scrub non deve essere troppo liquido, se no poi quando lo vado a prendere mi cola l'olio. Quindi lo vado ad inserire e poi aggiungerò un altro po' di sale per renderlo, diciamo, omogeneo. Adesso preparo tutto e vi faccio vedere come sta avvenendo. Ecco ragazze, io adesso ho finito e praticamente sto agitando perché avendo appunto riempito con gli oli e essendosi depositato il sale alla fine, adesso con una forchetta lo sto rimestando per omogeneizzare il tutto. Non vi spaventate se vedete la forchetta, che però sappiate che oggi tutte le posate da cucina ormai sono di acciaio inox, quindi non succede niente se per qualche minuto mettete una forchetta nell'olio. Niente ragazze, io continuo a rimestare. Il profumo è molto buono anche perché ho privilegiato arancia, lavanda e cedro. E niente, io vi do un bacio, vi saluto, grazie per aver seguito questa specie di maratona anticellulite. E niente, scrivete pure tutto quello che volete nei commenti, anche cosa fate voi soprattutto ecco, ditemi cosa fate voi per questa maledetta cellulite. Tra l'altro apro una parentesi, ragazze, io sono fermamente convinta che la cellulite si può combattere, però non solo con le creme, ma con la dieta e la palestra. E per dieta non dico che uno non deve mangiare, anzi, però frutta e verdura a volontà, sia cotta che cruda, mattina e sera, palestra almeno 2 o 3 volte a settimana, più scrub e creme.